Termina 1-0 la sfida del San Marco tra Delfino, Flacco Porto e Nereto, tre punti importanti che avvicinano i biancazzurri alla salvezza, arrivando a quota 40 in coabitazione con i neretesi. Con mister Bonati ancora squalificato, i padroni di casa si schierano con un 4-4-2, con Ligosca e Alberico a formare il tandem offensivo. Sul versante opposto il tecnico De Feudis, nel consueto 4-3-3, si affida a Calderaro Antonacci ai lati di Lazzarini. Dirige l'incontro il signor Vailati di Crema, coadiuvato da Mongelli e Dorazio. Sono i padroni di casa a fare il gioco e al nono minuto un rimpallo libera al tiro Marzucco, che però ben posizionato spara alle stelle. La risposta del Nereto non si fa attendere, arriva puntuale 5 minuti dopo. Su un cross dalla destra Antonacci incrocia sul secondo palo, ma falso sventa la minaccia. Sarà questa nei primi 45 minuti di gioco l'unica occasione degna di nota dei ragazzi di De Feudis, chiusi dalla difesa locale. Due giri di lancette dopo Ligoschi viene lanciato a rete, ma il suo tentativo è respinto dal portiere. Ancora il numero 10 protagonista 5 minuti dopo in versione uomo assist, ma sul suo suggerimento Alberico non riesce a finalizzare. Allo scoccare della mezz'ora il Delfino si esibisce in uno schema da calcio d'angolo che culmina con il tiro di Marzucco, che si infrange però sulla difesa. A 5 minuti dall'intervallo il polacco di casa prova a beffare Di Giuseppe sul suo palo, palla fuori di un soffio, si va a riposo a reti inviolate. Alla ripresa sembra cambiare la musica con il Nereto, che parte più determinato e confeziona tre occasioni in rapida successione. Dopo soli 90 secondi ci prova Cerasi, ma il suo destro si perde al lato. Al quarto Antonacci si mette in proprio, ma la conclusione non rispecchia il buon operato. 120 secondi dopo è Calderaro a provarci, ma il suo colpo di testa è facile preda di falso. Nel momento più propositivo i teramani incassano la rete che deciderà il match. Ligoschi chiama al grande intervento di Giuseppe, ma il portiere non può nulla sul tap-in vincente di D'Alessandro. Vantaggio Delfino e Nereto colpito a freddo. Due minuti dopo la squadra del patron Paluzzi avrebbe l'opportunità di raddoppiare quando Marzucco viene steso al limite dell'area. Sul pallone va il numero 10 che fa la barba al palo. Al 26esimo Lazzarini riceve un cross dalla destra, impegna severamente falso che è costretto a rifugiarsi in corner. L'ultima emozione dei locali, Marzucco fa tutto bene ma perde l'attimo del tiro. L'assalto finale del Nereto non produce particolari patemi alla squadra di Bonati, che può così festeggiare una vittoria sudata fino all'ultimo minuto. 40 punti non sono più sufficienti per dormire sonni tranquilli, visti i risultati di giornata e le vittorie delle dirette rivali. Nereto e Delfino avranno bisogno di altri punti per mantenere la permanenza in categoria. Un traguardo non lontano per entrambe le compagini, un sapore dolce che il Delfino oggi inizia ad assaporare. Le interviste di Matteo D'Achille. Oggi una gara difficile, terza sconfitta consecutiva. Dove deve svoltare questa squadra? Ma la squadra sta facendo bene, credo che il gioco del calcio sia bello anche oltre il risultato, anche per giocare un pochettino a calcio. Oggi sinceramente sapevamo delle difficoltà di questa partita, perché è lo stesso cliché dell'andata, giocare con una formazione che non ci prova neanche a giocare a calcio è veramente difficile. Sono stati bravi, hanno trovato il gol in un'occasione. Primo tempo penso che abbiamo avuto tre occasioni limpide per andare in rete, loro solo una volta hanno avuto una grande occasione con una grande parata di Sasà, di Salvatore. Nel secondo tempo abbiamo sbloccato su una punizione la partita, ci siamo difesi in maniera ordinata, loro hanno battuto 6-7 calci d'angolo, però tiri in porta non ce ne sono stati. Mi dispiace che è partita la palla, che ormai noi perdiamo tempo. Oggi, come ho potuto ben vedere, io non sono entrato mai in campo, hai visto la partita, mi devi dire dov'è il nostro gioco ostruzionistico. Assolutamente, assolutamente. Quindi mi dispiace, perché noi la partita ce la giochiamo in campo. Vorrei che in tutti gli altri campi si giocasse la partita in campo. Questo mi interesserebbe a me, perché noi possiamo andare a testa alta, sicuramente.